E ieri il Consiglio regionale lombardo ha approvato il piano regionale di sviluppo. Allora, ecco i dettagli nella conferenza stampa di questa mattina del presidente Roberto Maroni. Il programma regionale di sviluppo è complesso, pieno. E sentiamo un commento al piano regionale di sviluppo della Regione Lombardia da parte del consigliere regionale Antonio Saggese. Antonio Saggese è intervenuto in aula per la lista Maroni Presidente nell'ambito della discussione sul piano di sviluppo regionale. Ha toccato due punti, uno di questi in particolare tra i tanti, uno che riguarda il lavoro, ricordando anche gli over 40 e le misure prese in loro favore sinora. Sì, più che misure prese, diciamo gli interventi che si intende realizzare attraverso l'attuazione del programma regionale di sviluppo. Ci sono dei fondi già stanziati, 65 milioni di euro per poter garantire un futuro ai giovani, ma non vanno dimenticati gli over 40 che vivono in aziende che attualmente, visto il periodo, accusano situazioni di crisi. Queste aziende vanno sostenute, avviando anche dei patti di solidarietà tra gli stessi lavoratori, le parti sociali, intervenendo un po' come abbiamo fatto. Un esempio molto concreto di un orientamento di questo tipo è l'intervento di Regione Lombardia per evitare i 244 licenziamenti del San Raffaele, piuttosto che anche la mozione che abbiamo discusso su iniziativa della lista civica Maroni, di concerto con la Lega Nord e approvata da tutto il Consiglio nella precedente seduta, in cui è stata approvata per l'appunto una mozione finalizzata a sostenere il momento di crisi di un'azienda storica importante della Lombardia, di Milano in modo particolare, che è rappresentata dalle Tre Marie. Per cui un'attenzione ai giovani, ma non dimentichiamoci degli over 40. Tra gli over 40 ci sono anche tanti padri separati. Proprio il 9 di luglio è stato pubblicato sulla BUR il decreto sui padri separati. Giusto, giusto. Allora, per i genitori separati, noi della lista civica Maroni Presidente, anche in questo caso insieme a Lega Nord, abbiamo presentato un progetto di legge che ha la finalità di intervenire dando un sostegno economico, dando un sostegno abitativo, attuando centri di mediazione e di assistenza alle persone. Ma noi in Lombardia vogliamo essere più veloci, più attenti e rispondere in maniera immediata a esigenze di questo tipo, tra l'altro sempre più diffuse sul nostro territorio. Tant'è vero che già nel maggio scorso vi è una delibera di giunta che ha messo a disposizione 1 milione di euro. Oggi, 9 luglio, c'è stata la pubblicazione sul BURL del decreto a firma del direttore generale. A partire dal 15 di luglio possono essere già sottoposte le domande per poter usufruire di un contributo di 2.400 euro suddiviso in assegni da 400 euro per 6 mesi per aiutare i genitori separati che si trovano in difficoltà. Una cosa importante è che per attestare lo stato di disagio economico, oltre agli elementi che generalmente vengono richiesti per la redazione dell'ISE, deve essere anche indicato l'importo, ovviamente dietro apposita attestazione, dell'assegno di mantenimento che viene pagato in favore dei figli.